schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un episodio speciale di Tuning 2.0, dove diciamo ho modificato la Tesseract, ragazzi. Allora, questa è una top 3, diciamo, sono secondo me i 3 settaggi più belli per questa auto. Sono i 3 metodi, diciamo, di livree, di colore, come dicevo, secondo me più belli che ho visto in giro e ho voluto portare sul canale. Molto molto particolari, a me piacciono particolarmente. Questo colore che state vedendo, comunque ve lo lascerò in descrizione, come ogni singola auto vi lascerò in descrizione tutte le varie modifiche, non so, la livrea, il tipo di colore e tutto il resto, quindi potrete farle anche voi se vi piace questo tipo, diciamo, di modifiche, se vi piacciono come le ho fatte, insomma, come sono venute. Che altro dire, ragazzi, le modifiche per queste auto sono quelle, quindi comunque sia uno deve scegliere una modifica più o meno ottimale per l'auto, o comunque a gusto, e devo dire che queste qui sono le modifiche secondo me più belle, non dico in assoluto, perché sicuramente ci sarà qualcuno di voi che l'avrà fatta anche migliore di queste, senza dubbio, però comunque sì, a me piacciono tanto, comunque con questi colori particolari. Questa per esempio, ragazzi, non richiede vernici particolari, la potete fare tranquillamente allo Santos Custom, è importante che magari seguite quello che vi lascerò in descrizione per poterla fare identica. Allora, su tutte queste auto vanno montati i cerchi base e con l'app di iFruit è possibile modificare il colore dei cerchi base, quindi magari potete anche modificarli. Io non ho avuto tempo e quindi diciamo che non l'ho fatto, però comunque sia potete mettere i cerchi neri su tutte e 3 le versioni, tranne che sulla prima mettete i cerchi, sulla prima e sulla seconda mettete i cerchi bianco ghiaccio, ragazzi. Comunque diciamo danno anche il loro bel effetto, anche se sono cerchi originali. Che altro dire, spero che questi 3 setting vi piacciono, fatemi sapere secondo voi qual è il migliore dei 3. Detto questo, vi lascio al resto del video, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate, soprattutto ragazzi, commentate, siate attivi sul canale che mi stimolate a fare nuovi video, a cercare nuovi contenuti, a cercare nuove cose. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See you.